Questo è un 250 che è nato come evoluzione delle primissime 250 Guzzi nate negli anni 20, e la caratteristica principale è che è stata la prima moto da corsa ad adottare un telaio elastico, quindi con sospensione sia sulla forcella anteriore che sul forcellone posteriore. Questo esemplare ha notevole importanza storica perché è la moto che con Bono Tenni nel 1937 ha vinto il Tourist Trophy, primo caso di vittoria di un pilota non inglese e di una macchina non inglese. Tanto è vero che era stato soprannominato dagli inglesi stessi il diavolo nero, l'uomo che curvava col pazzo abbandono. Questo modello rappresenta in casa Guzzi il massimo dell'evoluzione dei motori da corsa monocilindrici ed è stato un modello che ha dato più soddisfazioni in campo sportivo, con ben 5 campionati del mondo vinti in successione dal 1953, anno dell'esordio, al 1957, che è stato l'anno in cui la moto Guzzi si è ritirata dalle competizioni. Questo è un motore monocilindrico con cilindro orizzontale, distribuzione bialbero, cambio a 5 rapporti. Questa moto in particolare è stata la moto che con Bill Lomas nel 1956 ha vinto il campionato mondiale conduttori e marche. Moto Colombo 250 del 1950. La moto Colombo è una moto particolarissima perché è praticamente un esemplare unico. Fu costruita da un tecnico, un valente tecnico, che prima lavorava alla moto Frera a Tradate e poi ha lavorato per molti anni all'Alfa Romeo. Però il suo pallino erano le motociclette. Quindi ha costruito questa moto in esemplare unico, cioè è l'unico esemplare che è arrivato fino a noi. La ciclistica è convenzionale, il motore è completamente diverso. Il motore è un brevetto appunto di Ercole Colombo che ci ha studiato per molti anni. È praticamente un motore con un distributore rotante e con movimento assiale e radiale, con movimento intermittente, comandato da un alberello con una coppia conica alla base del cilindro, e questa particolarità tecnica è talmente, diciamo, complessa da spiegare che occorrerebbero molte ore. Noi l'abbiamo detta in pochi secondi, ma merita senz'altro un approfondimento maggiore. Questo brevetto di Ercole Colombo fu addirittura proposto alla Porsche negli anni 50. La scomparsa invece di questo tecnico negli anni 50 ha fatto sì che questo progetto si bloccasse praticamente e lo sviluppo di questo motore così particolare venisse praticamente finito. Questa è una moto molto speciale, molto particolare, perché fu costruita da due grandi personaggi del mondo delle corse dell'epoca. Uno era il notissimo pilota Jack Findlay e l'altro suo collaboratore, nonché amico, era il famoso costruttore di freni da corsa Daniele Fontana. Questa motocicletta fu realizzata nell'inverno del 71-72 qui a Corsico, dove Fontana aveva la sua officina. Fu la presa di coscienza dei piloti dei Gran Premi, che potevano anche incominciare a fare le gare con motori giapponesi, avevano già incominciato l'anno prima, abbandonando definitivamente le grandi monocilindriche inglesi che avevano corso fino all'anno precedente. Siamo di fronte a una moto da competizione Patton 125 del 1958. Nel 1957 ci fu il patto di astensione delle case Moto Guzzi, Gilera e Mondial. Queste case si ritirarono dalle gare e dalle competizioni perché avevano praticamente un predominio assoluto in tutto il mondo. Quindi un meccanico che lavorava alla Mondial, tale Giuseppe Pattoni, detto Pep dagli amici, fondò questa marca che è la Patton, che è l'acronimo di Pattoni e Lino Tonti. Questa Patton in particolare, la 125, è una derivazione appunto del motore Mondial, perché Pattoni appunto faceva il meccanico alla Mondial, e ha elaborato un motore monoalbero 125
l'ha elaborato in funzione di bialbero, quindi ha fatto una moto più competitiva della Mondial precedente. Un MZ250 del 74, della DDR, cioè ex Germania Est. Questa moto da metà anni 60 fino agli anni 60 ha vinto praticamente tutto nell'ambito della regolarità. È l'unica arrivata in Italia nel 74, importata direttamente dal precedente proprietario. Ci ha messo quasi un anno e mezzo a farla arrivare, sdoganarla, fare i disegni, fare le lastre, fare i trasparenti, per poter arrivare a un'immatricolazione definitiva. Fatta l'immatricolazione si è reso conto che correre con questa moto era impossibile e ha cominciato a modificarla. Io ho delle foto di quando alla fine fu venduta da Mapelli a un signore di Como, dove la moto era completamente stravolta, dalla forcella diventata una Ceriani, al serbatoio che era in alluminio, ai parafanghi che erano dei Preston. Siamo di fronte a una Terrot Motorette del 1916. La Terrot è una marca francese prodotta a Dijon, in Francia, appunto. E il modello della Motorette è stato prodotto dal 1906 al 1918. È dotata di un motore Zedel svizzero. Prima è stata prodotta con un motore di 267 cm3 e dal 1913 in poi è stata fatta con il motore che vediamo qui di 317 cm3. È un quattro tempi a valvole laterali della potenza di 2,75 cavalli. All'epoca si chiamavano 2 3/4, mentre il modello di 267 cm3 era di la sua potenza era di 2 cavalli. Negli anni 70 la Maeco era la moto da competizione più ambita da tutti i piloti privati, eccetera. Dava delle grandi prestazioni, ha avuto il merito di vincere il primo campionato mondiale nel 1957 nella classe 250 con un pilota tedesco, Betzenbacher, e da lì ha sempre sviluppato questa tecnologia della moto da competizione da motocross.